Il recupero del primo turno di ritorno ha visto Pallacanestro Biella vincere in casa con Trapani. 71-65 la sirena finale, due punti che comunque pesano nella lotta a salvezza. Per la prima volta in stagione si potrebbe dire che i rossoblù partissero con i favori del pronostico. Delle tante defezioni di Trapani si è già parlato. Tra infortuni e Covid, coach Parente ha schierato in quintetto un classe 2004, dando ampio minutaggio a tutta la sua giovanissima panchina. Nessuno lungo di ruolo ad occupare l'area. La debolezza di centimetri e chili di Trapani è stata palese fin dalle prime azioni. Con il fiato corto e la pancia piena, dopo il mezzo miracolo di domenica con l'assi Dzeko, si potrebbe anche dire che i Granata non arrivassero al forum affamati di punti come Biella. I rossoblù ritrovano Esbruck, 16 punti e 7 rimbalzi, e quel talento innato nel mettere triple senza ritmo che spaccano le gambe agli avversari, già in riserva. 24 punti e 4 stoppate per un redivivo Davis che nel pitturato si è concesso di bullizzare i piccoli trapanesi, a cui rendeva mezzo metro di elevazione. Solita prestazione a tutto tondo per Pollone, che col proseguire dell'incontro ha preso bene le misure all'americano Wicks, decisamente l'unica opzione offensiva credibile di Trapani dal palleggio. I siciliani hanno forzato tiri da tre per gran parte dell'incontro, con percentuali rivedibili. Il -2, a un minuto e mezzo dalla fine, è frutto della legge dei grandi numeri, legacy 36 triple tentate, senza un piano B eventuale. Nel complesso è stata una Biella opaca, ma lanciata verso 4 punti che danno linfa ai progetti di salvezza diretta. Decisamente, per il poco pubblico sugli spalti, non una partita che rimarrà negli annali. It was so important this win. Steven Davis ha messo tantissima energia insieme a Kenny Hasbrook. Welcome back. We missed you so much last Sunday. What's the feeling tonight? That was a great feeling. It was a game we had to win and we came out and did it. Sono così contento, dovevamo vincere e l'abbiamo vinta. It feels great to get the win. We feel good about it. We played defense, we rebounded, we did what we needed to do to bring the job home. We're happy with it. Era molto importante perché avevamo avuto tre turni in trasferta, tutte e tre partite molto difficili, quindi volevamo vincere davanti ai nostri tifosi, ma anche per muovere la classifica e cercare di giocarci questa salvezza fino alla fine. Ora domenica abbiamo un'altra partita a trappola, perché contro una squadra che è in fondo, che viene qui senza avere niente da perdere, dobbiamo vincere anche quella, e è un bel passo avanti. Teniamo questa energia, grazie coach. Autore di 24 punti domenica scorsa, siamo contenti. L'energia che avete ritrovato questa sera era fondamentale. Sì, sicuramente c'era bisogno di questa vittoria. Loro giocavano un basket strano perché erano in emergenza, una difesa che ti lasciava tanto tirare, infatti abbiamo un po' rotto i fermi stasera. Però l'importante era portare a casa i due punti, che ci danno fiducia per domenica, che abbiamo un'altra partita super importante e bisogna chiudere al meglio queste ultime giornate di campionato. Assolutamente, con orzi nuovi la concentrazione deve essere massima, assolutamente non sottovalutare l'avversario. No, per nulla, anzi, anche perché ci sono giocatori forti e noi non possiamo sottovalutare nessuna squadra qui, quindi ci prepariamo al meglio per tutte le partite.